Sei pronto? Uno, due, tre, ciak. Allora, caro magnifico rettore, oggi è stata una giornata molto stimolante. Abbiamo visto questa bellissima città universitaria che è su 1.200.000 metri quadrati, quindi sono 120 ettari di civiltà giovanile e di studi propedeutici per un futuro migliore per tutta la Campania. Lei che cosa ci dice a proposito di questo? Che nella vita per avere successo bisogna avere passione, di qualsiasi tipo, e chiaramente anche la passione dello sport, la passione calcistica è un motore importante. Aggrega i giovani, li orienta, quindi la sua presenza oggi qui per noi è motivo di soddisfazione, l'abbiamo potuto far vedere il nostro campus, e anche la possibilità di poter immaginare dei percorsi comuni. Questa è la speranza per dare opportunità in più ai nostri giovani, che è l'unica vera forza della Campania. Ma il mio dovere è quello di compattare tutta la Campania, cioè di portare il senso del Napoli, il senso di appartenenza all'unica squadra della Campania che milita in Serie A e in Europa da 6 anni, ovunque sul territorio. E quindi questa è la mia prima visita che faccio fuori dal territorio cosiddetto napoletano, considerandolo anche questo come un territorio napoletano. E quindi un territorio da unificare, da compattare, tutti per la stessa identica causa. Sì, l'università è per natura è contro gli steccati, quindi noi siamo per unire, non vedo contrapposizioni, poi ognuno avrà nel proprio cuore, avrà la propria passione. Napoli è un grande messaggio, il Napoli Calcio si è fatta valere, come giustamente ha detto lei, in Italia e nel mondo, e così può avere un effetto traino anche rispetto ad altre componenti. Poi per noi l'importante è dare un'opportunità ai nostri giovani, se hanno voglia di aggregarsi intorno a dei progetti, poterci lavorare, per noi questo è quello che ci interessa. Poi la propria fede calcistica, ognuno coltiva la propria, e ovviamente a partire da quelle del territorio. Lei dice bene, ma è mio compito fare l'ambasciatore del calcio Napoli ovunque, cominciando dal territorio campano, ed ecco perché la mia visita oggi qua, che proseguirà anche in altre parti della regione campana. Lei sa, Presidente, questa la consideri casa sua, i nostri 40.000 studenti, il nostro personale docente tecnico amministrativo è un suo tifoso, indipendente dal fatto che poi allora, abbia anche altre passioni. Cerchiamo di portarli allo stadio, questi 40.000 studenti, a vedere il calcio dal vivo, perché vederlo dal vivo è diverso che vederlo in televisione. Beh, ci impegneremo. Va bene? Ok. Grazie, auguri per questa bellissima struttura. Grazie.